Sì, c'erano anche dei siti di tifosi, anche questi ben informati, che già una settimana fa, 8-9 giorni fa, avevano messo una foto che poi io ho pubblicato quasi in maniera goliardica, del più alto grattacielo del mondo che è lì proprio ad Abu Dhabi, con un fotomontaggio con la bandiera del Toro sopra, per dire, insomma. Quindi negli ambienti la cosa circolava. Cioè, allora adesso che non ci sia nulla è proprio, ecco, talmente incredibile. E poi la cosa che ho detto, che ho scritto io, è che è incredibile che una persona nella sua posizione tolga la squadra dal mercato, perché no, lui non è nelle condizioni. Allora, il Torino non è mai stato in B tanto a lungo come da quando c'è lui, no? Voglio E dire. soprattutto Sia vivacchiando con questa classifica qua, vivacchiando, poi voglio dire, allora non è mai stato senza in B come da progetto, quando c'è senza lui. niente. Allora, io ho fatto l'anno scorso un servizio prendendo i suoi bilanci e vedendo che, per carità, la società fino al 2007, era quel bilancio lì, era sana, non era indebitata, non aveva grosse sofferenze, ma lui non aveva investito un euro in più rispetto a quello che aveva incassato. Cioè lui fa delle operazioni, tra l'altro con dei vantaggi fiscali, imputando alcune spese del Toro sulle sue società Sì, editoriali. legandole alla Cairo Communication. Esatto, ma per l'amor di Ricordo Dio, la roba che aveva tutta fatto. roba lei. Sì, prego. No, ricordo, aveva dedicato un ampio servizio su questo un Esatto, annetto e tutta mezzo roba fa. lecita e legale, intendiamoci, no? Perché se uno può, come dire, avere delle economie di gruppo è una cosa lecita, però obiettivamente non è uno che investa, ecco. Il che è anche lecito, però se tu non sei Moratti, non sei Berlusconi, non sei la Fiat, non puoi neanche permetterti di togliere la squadra del mercato, no? Se c'è uno che compra e che offre il giusto, dovresti anche avere, come dire, Il buon senso l'obbligo, è. il buon senso, bravo, il buon senso di venderla, anche perché avendola pagata a zero, qualsiasi cosa Appunto, tu prenda. ricordiamoci questo, pagata a zero, Sì, ma poi per appunto. carità ci ha lavorato, al giusto che l'ha valorizzata, però questi qua sono anche consci, mi dicono, coloro che sono anche consci di comprare in fondo una scatola vuota, cioè comprano Esatto, un direttore. compri una Ora squadra che è decima io in Serie vorrò B, chiedere le più due scatola cose. vuota Allora, di questa. una che è una cosa che mi sembra chiara e palese, che è ovvio che non può essere detta in una certa maniera, però mi sembra che anche le istituzioni cittadine, l'abbiamo detto poco fa, vista la oramai conclamata intenzione di Cairo di non impegnarsi sui due stadi che l'anno prossimo graverebbero completamente sul Torino e sull'amministrazione comunale, le istituzioni cittadine vedrebbero di buon occhio un passaggio di proprietà e si stiano anche magari adoperando per Perché sentire succeda? se qualcuno potrebbe essere interessato. E tra l'altro c'è anche già qualcuno italiano che si è affacciato con una curiosità a cui sono seguiti altri contatti per la questione di entrambi gli stadi, Olimpico e Filadelfia, che tra l'altro, se dovesse arrivare una potenza come lo Sheikh, certamente sarebbero poi di conseguenza Ah, cambierebbero di Al davvero Mansur. tutti gli Però ecco, scenari, eh? mi sembra di poter dire che quindi anche le istituzioni vedrebbero e spingono, anzi vedrebbero di buon occhio, spingono per un passaggio di proprietà. E poi le chiedo, direttore, come andrà a finire? Cairo andrà rapidamente a fare l'unica cosa possibile, probabilmente, la cessione, oppure poi gli sceicchi si paleseranno oppure spariranno nel vuoto rappresentando Allora, un'occasione persa per il Toro? da quello che mi riferiscono, il problema che può sorgere, molto concreto, insomma, che a fronte di un accordo concluso in maniera verbale e anche, diciamo, a livello di cifre, se c'è un rialzo, cioè, diciamo, c'è un gioco al rialzo, queste purtroppo sono persone, da quello che, insomma, perché poi c'è un intermediario che, io qua lo dico, è l'avvocato trombetta, perché poi Se ne anche se lui, immaginavamo, se ne parla da mesi. guardi, in Molti molti nell'ambiente nega, dicevano che l'uscita proprio di Trombetta dal consiglio di amministrazione del Toro fosse stata fatta proprio in questa chiave per consentirgli di lavorare all'ipotesi di cessione del Torino senza avere appunto tanti occhi e tante orecchie però. indiscrete Sì, non è, addosso, ecco. forse non è, da quello che so io, non è proprio così, ma per carità potrebbe anche essere, perché L'uomo che da poi ha quello. portato Urbano Che poi Cairo a Torino, esatto, eh? fu È l'uomo che ha portato Urbano determinante per Cairo. convincere Cairo a prendere il Torino nel 2005. Esatto, è uno che ha grosse, grosse
conoscenze ed esatto, è uno che ha detto bene, da quello che so io, però da quello che so io, lui aveva un po' il dente avvelenato adesso con Cairo, ma in questo modo diciamo, avrebbero tutti un vantaggio da anche Cairo. Situazione. Ah, certo. Esatto, per cui alla fine però, quando ci sono soldi di mezzo. Direttore, le dico chiedo solamente una cosa, ma voglio dire. Io il timore che ho è che hanno molti tifosi del Toro che poi lo sceicco dica vabbè tanto se non è il Toro sarà un'altra squadra sarà un'altra squadra però allo stesso tempo se Cairo gioca a rialzo sapevo benissimo che lo sceicco uscendo allo scoperto in qualsiasi maniera potrebbe probabilmente ottenerlo alla metà di quanto è stabilito adesso. No, ma poi mettendo Cairo veramente nell'angolo a quel punto lì, nella condizione non più di vendere, ma di dover addirittura svendere e di fare molto molto in fretta. Ecco, quale sarà lo scenario che si prefigurerà? E confesso che questo mio piccolo lavoro che sto facendo è anche in quel senso lì, cioè nel senso che poi se tutti, come dire, dicono quello che sanno, e lo scrivono, è evidente, ma poi dico la cosa migliore sarebbe, io so che oggi tutte le redazioni cittadine hanno provato a parlare con questi, anche redazioni che hanno più mezzi dei miei e forse magari di piccole redazioni e senza riuscirci insomma. So che Cairo in questa sua foga di smentita ha anche un po', come si dice, ecceduto perché ha parlato di pressioni da parte di alcuni facendo riferimento evidentemente al mondo Fiat. Ne abbiamo parlato poco fa e sembra davvero credibile e poco elegante. Sembra poco credibile e poi comunque l'ha provato. No, no è poco elegante, certo. No, ma per la verità uno può dire tutto se ha le prove, ci mancherebbe, però non è provato, mi pare che la linea di Marchionne sia ben diversa da quella che poteva forse essere accaduto anni fa, magari col caso Pellegrini si diceva, ma anche lì le prove Col caso Tanzi. Sì, però le prove, come dire, anche in quei casi non ci sono state. E so che alla stampa, domani leggere la stampa sarà abbastanza, cioè non avrà più buona stampa, ecco. Direttore, prego. Io la ringrazio, c'è una domanda da parte di Marcello Chirico. Scusami Giovanni, ma secondo te, ma perché Cairo è così retinente a non vendere? Cioè questo Toro, cioè, perché non vuole vendere? Perché si sta... Non è che, da quello che so io, non è che non voglia vendere, è che vuole più soldi. Ricordiamoci come andava a finire con Kakà al Milan, Kakà col Manchester City, perché, in cui l'emissario ripeto, del Manchester disse non è che quando arriviamo noi. Rischio con queste persone qua è che si stizziscano, perché questa qua è gente che 30 milioni li spende per una vacanza, ma magari ha anche, come dire, un orgoglio un po' superiore alla media. E potrebbero tranquillamente comprarsi il Bologna, faccio un esempio. No, facciamo un esempio del Bologna che ha grosse difficoltà con cambio di proprietà. Non a caso. Sarebbe una grande occasione persa, direttore, mi sembra chiaro. Molto probabilmente. E lampante a tutti, dovesse accadere così. Direttore, rapidamente, dovesse fare delle percentuali, visto che si è esposto molto? Ma io dico ancora 90%, io dico ancora questo, perché e sempre con questa tempistica breve? Ma a breve si dovrebbe sapere qualcosa. Guardi, io come ho scritto sull'ultimo articolo che è andato online da poco, ho dato fiducia alle mie fonti e continuo a dargliela, perché si sono sempre rivelate affidabili, interne ai fatti e assolutamente anche caute. Prima di dire una roba del genere, quando mi è stato detto è chiusa, la questione è chiusa, io gli ho dato fiducia. Ecco. Direttore, io la ringrazio. Prego. Grazie mille, buon lavoro, la leggeremo online. Esatto, la leggeremo online. Di ulteriori e quando sviluppi, esce, ecco. Anzi, direttore, ricordiamolo, però quando esce sì, e dove il esce? Il 25 ottobre in edicola, ci trasformiamo da Free Press a giornale, diciamo, come gli altri, nelle edicole e affrontiamo questa avventura. Grazie mille, in bocca al lupo. Direttore. Grazie a voi, crepi. Allora, linea alla regia per la pubblicità, poi torniamo a parlare di Toro nell'intervallo da Pietra Juventus, le pagelle di Marcello che non credo che saranno molto, come possiamo dire? Buoniste, sta facendo schifo. Ecco. Tra l'altro, cerchiamo anche di capire chi è questo sceicco, perché davvero per il Toro sarebbe una svolta epocale. A tra pochissimo.